Per il primo turno playoff del campionato giovanissimi Elite Fascia B, a Via della Pisana scendono in campo Urbe Tevere e Vigor Perconti. La squadra di Barba si affida della sala tra i pali. Chillè, Gagliardi, Buffa e Farfarelli in difesa. Capuano, Campana e Menchinelli a centrocampo. Giuncato, Borni e Legnante in avanti. Rispondono gli ospiti di Mister Pontesilli con Feudo tra i pali, Rodrigo Ruggeri, Fabio Ruggeri e Bistarelli in difesa, Di Mario, Mazzotta, Di Marcello, Gagliardi e Angustura a centrocampo. Ciuferri Marchese è la coppia d'attacco. L'equilibrio iniziale si riflette in un'occasione per parte. Se Ciuferri ha un po' di spazio in aria ma non impensierisce a dovere della sala, al 18° Capuano si avventa sul cross di Chillè, ma viene contrastato da Gagliardi. Passano 2 minuti e il risultato si sblocca. Prima Di Marcello e poi Fabio Ruggeri lasciano sfilare un pallone pericoloso. Legnante è in agguato e lo trasforma in oro. Complice anche la deviazione di Rodrigo Ruggeri, la conclusione del bomber giallo-blu si infila in rete alle spalle di Feudo. Immediata la reazione degli ospiti e provvidenziale la parata di Della Sala, che riesce a deviare in corner il bolide di Angustura. Anche il portiere blaugrana viene impegnato in avvio di ripresa quando il solito Legnante prova a colpire da fuori area. Scampato il pericolo, la squadra di Pontesilli mette paura agli avversari. Ciuferri spreca un'azione offensiva 2-1 e subito dopo Di Mario sfiora il pareggio con un colpo di testa alto di un soffio sul cross di Angustura. L'Urbe Tevere risponde colpo su colpo. Buffa si coordina al volo ma spedisce a lato da ottima posizione. La gara entra nel vivo e i padroni di casa provano a chiuderla. Al 17° Giuncato chiede e ottiene l'1-2 con Capuano ma calcia sul fondo. E nel finale l'uscita di Feudo evita il tap-in facile facile di Mercurio. La Vigor non molla e continua a crederci fino alla fine. Proprio quando il maxi recupero sembrava essere terminato, ecco l'episodio che prolunga la contesa ai supplementari. Campana a terra Odobo in aria e l'arbitro indica il dischetto. Capitan Di Marcello si incarica della battuta e non sbaglia. La squadra di Barba torna a prendere gol in casa dopo 3 mesi, ma soprattutto dovrà fremere altri 20 minuti per meritarsi la semifinale. Nel primo tempo supplementare la Vigor non incide, anzi è Mercurio a rendersi pericoloso con una girata al limite dell'area. Sarà nel secondo extra time che gli ospiti tenteranno il tutto per tutto. La girata di Ciuferri sugli sviluppi di un corner non sortisce però l'effetto sperato, così come l'incornata di Odobo allo scadere. A Via della Pisana una Vigor Perconti Maidoma impone il pareggio all'Urbe Tevere, ma l'1-1 dopo i supplementari premia solo la squadra di Barba, che martedì affronterà la semifinale in casa della Lazio.